Uno dei miei snack preferiti è il Bounty, quel golosissimo guscio di cioccolato con l'interno morbido cocco. Quindi vediamo di ricrearlo in formato cupcake. Cominciamo con le azioni preliminari, quindi foderiamo una teglia da muffin con i nostri immancabili pirottini di carta, la mettiamo da parte e preriscaldiamo il forno a 180 gradi. A parte combiniamo in una ciotola 350 g di farina, mezzo cucchiaino di sale da cucina fino e un cucchiaino intero di lievito per dolci. Mescoliamo con una frusta metallica a mano, in questo modo amalgamiamo bene tutti quanti gli ingredienti. Essendo inverno sono stato un po' sfortunato, quindi non ho trovato al supermercato il latte di cocco. Pertanto io prendo 250 ml di latte intero, se l'ho trovato di cocco, beato, io purtroppo non ce l'ho fatta, mi hanno detto no, bel supermercato trovato. Tutti quanti mi hanno detto troppo estivo, ma ne porteremo l'estate, comunque in cucina. Un cucchiaio di estratto naturale di cocco, se lo trovate, oppure, io ho guardato anche al supermercato e l'avrei comprato se non avevo l'estratto di cocco, magari il cocco al rum, la batita di cocco, i preparati per i dolci, quindi ho anche preparati per i cocktail a base di cocco. Comunque l'alcol in cottura evapora, quindi rimane solamente il sapore. Nella ciotola del nostro mixer combiniamo 135 g di burro rigorosamente a temperatura ambiente a velocità medio-alta fino a quando sia diventato Nella ciotola del nostro mixer combiniamo 135 g di burro a temperatura ambiente e lo andiamo... Nella ciotola del nostro mixer combiniamo 135 g di burro rigorosamente a temperatura ambiente e lo facciamo cremare per circa 2 o 3 minuti a velocità medio-alta fino a che sia diventato soffice e spumoso. Una volta che il burro ha raggiunto un aspetto spumoso, quindi molto soffice, aggiungiamo 280 g di zucchero bianco, molto lentamente, quindi un cucchiaio alla volta, così la pasta verrà più soffice. Una volta che burro e zucchero sono perfettamente cremati, siamo pronti per aggiungere le uova, una alla volta, che sono tre. Aggiungiamo le uova una alla volta. A questo punto riduciamo la velocità del mixer a bassa, la minore possibile che abbiamo, e alterniamo il composto asciutto di farina al composto di latte e estratto di cocco in tre parti e due parti, cominciando e terminando sempre con la farina. Quindi cominciamo con un primo terzo di aggiunta di farina. Aggiungiamo un po' alla volta, in questo modo non lavoriamo troppo l'impasto. Appena la farina si è incorporata, aggiungiamo metà del composto di latte. E appena il latte si è subito incorporato, aggiungiamo un altro terzo della nostra farina. Terminiamo la nostra miscela liquida aggiungendo l'ultima metà del latte o latte di cocco. Appena questo si è combinato, terminiamo con la nostra farina. E per finire aggiungiamo 40 g di farina di cocco, quindi i nostri classici fiocchi di cocco che daranno un po' quella sensazione come di cocco o di Bounty, che è esattamente quello che vogliamo raggiungere. Non mescoliamo oltre, diamo un'ultima raschiata alla nostra ciotola e siamo pronti per il forno. Ora, aiutandoci con una classica paletta da gelataio, la mia avrà penso 30 anni, la regalammo, mi ricordo, i miei genitori perché ci piaceva la pallina, quindi io e mia sorella la regalammo a loro. A Marcord, utilizzando la classica paletta da gelataio o due cucchiai volendo, raccogliamo una pallina di impasto e la versiamo all'interno di ciascun pirottino. Inforniamo la nostra teglia nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 18-20 minuti, vale chiaramente la prova stuzzicadenti. Ci vediamo quindi tra poco. Sono passati 20 minuti e i nostri cupcake al cocco sono bellissimi, bianchi, stupendi, splendenti quasi oserei dire. Li lasciamo riposare per circa 10 minuti nella loro gratella e poi li estraiamo e li lasciamo raffreddare completamente. Nel frattempo prepariamo una ricetta di frosting al Philadelphia e se volete vedere come si prepara, cliccate esattamente qui sotto e vi farò vedere come si prepara. A fra poco!
Una volta preparato il nostro frosting a Philadelphia, aggiungiamo il classico alla vaniglia, aggiungiamo una cosa in più, quello che darà una sorta di gusto anche un po' più coccoso, passatemi il termine. Aggiungiamo 2 cucchiai rasi di farina di cocco. In questo modo riusciremo veramente, addentando il cupcake, a mordere e sentire anche il sapore del cocco, ma non solo il sapore, ma anche la grana. È quello che stiamo cercando. Una volta raffreddati i cupcake e trasferito tutto quanto il frosting all'interno di una sacca poche dotata, io preferisco questa volta una punta tonda aperta, questa è una Ateco numero 808 per la precisione, quindi mantenendo fermo perpendicolare al centro del cupcake la sacca poche, andremo a fare tanti piccoli cilindri concentrici. Vediamo come si fa. Ho sciolto un po' di cioccolato a bagnomaria, quindi in questo modo è tutto quanto bello liquido, e per creare quell'effetto tipico del Bounty andremo, facendo chiaramente molta attenzione stando sopra un piatto, a ricoprire tutta quanta la parte di frosting di cocco e Philadelphia con il nostro cioccolato. Vediamo come.